Ciao a tutte, oggi andremo a vedere come realizzare questo sonaglio. Allora, ho utilizzato un cotone numero 5, un uncinetto da 1,5, l'ho fatto di questo colore, dopodiché ci serve questo, proprio l'accessorio per il sonaglio, gli occhietti che sono salva sicurezza, quindi poi all'interno c'è un piccolo accessorio che in pratica va a fermare l'occhio in modo tale che non va via. Abbiamo fatto un po' di ciglia qui e niente, il musetto, le orecchie e tutto il resto. Dietro poi abbiamo messo anche il bottone e andiamo a vedere come realizzarlo. Andiamo a lavorare il nostro anello magico. Facciamo la prima catenella per fissare e poi 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tiriamo l'anello magico. In quest'ultima maglia che abbiamo lavorato, andiamo a mettere il nostro segnapunti. Iniziamo il secondo giro. In ogni maglia sottostante andiamo a lavorare gli aumenti. Quindi nella prima maglia andiamo a lavorare due volte la maglia bassa e così anche per le successive 1 e 2. Andiamo nella successiva 2 maglie basse. Nella successiva lo stesso. Fino alla fine mi manca l'ultimo punto uno e due, metto il mio segnapunti, mi ritrovo con 12 maglie basse, inizio il terzo giro. Vado nella prima maglia e faccio la mia prima maglia bassa, vado in quella successiva e faccio l'aumento, quindi lavoro due volte. Quindi in questo terzo giro si lavora maglia bassa e aumento. Ho terminato il terzo giro e mi ritrovo con 18 maglie basse. Inizio il quarto, quindi vado a lavorare l'aumento dopo due maglie basse. Quindi lavoro una maglia bassa, poi vado nella maglia successiva una maglia bassa e nella terza maglia bassa sottostante faccio l'aumento, quindi lavoro due volte. Ripetiamo. Inizio il quinto giro, l'aumento adesso lo effettuiamo dopo tre maglie basse. Quindi una maglia bassa. Maglia successiva, un'altra maglia bassa, un'altra successiva, un'altra maglia bassa. E poi nella quarta andiamo a lavorare due volte. Quindi ripetiamo questa sequenza per altre 6 volte. Quindi in questo quinto giro appena terminato mi ritrovo con 30 maglie basse. Inizio il sesto giro, quindi adesso l'aumento lo effettuo dopo 4 maglie basse. Quindi la prima maglia bassa. Poi in quella successiva un'altra maglia bassa, in quella successiva ancora un'altra, in quella successiva ancora un'altra. Quindi sono già 4 maglie basse. E nella quinta maglia sottostante vado a lavorarci due volte la maglia bassa. Quindi ripetiamo questa sequenza per altre 6 volte e alla fine ci ritroveremo con 36 maglie basse. Inizio il giro successivo, quindi il settimo. Quindi vado a lavorare l'aumento dopo 5 maglie basse. Quindi una maglia bassa, vado nella successiva un'altra, poi sono 3, 4 e 5. Ora nella sesta vado a lavorarci due volte. Alla fine di questo giro avremo 42 maglie basse. Ultimo giro di aumenti. Quindi lavoro 6 maglie basse, 2,
3, 4, 5 e 6, e nella settima vado a fare l'aumento. Alla fine di questo giro avremo 48 maglie basse. Adesso andremo a lavorare per 7 giri le maglie basse così come si presentano, quindi una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante, senza fare nessun aumento. Così alla fine di ogni giro avremo sempre 48 maglie basse. Adesso andiamo a lavorare le diminuzioni, quindi andiamo a lavorare la diminuzione dopo 6 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E adesso effettuiamo la diminuzione, quindi puntiamo e poi in quella successiva. 3 fili sull'uncinetto, prendo il filo e lo estraggo. Prima diminuzione. Ripetiamo così per altre 6 volte. Quindi alla fine di questo giro mi ritrovo con 42 maglie basse. Quindi giro successivo di diminuzioni, effetto prima le 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5, e poi vado a fare la diminuzione, quindi punto nella prima, poi in quella successiva, prendo il filo ed estraggo. Così per altre 6 volte e alla fine ci ritroveremo con 36 maglie basse. Giro successivo vado ad effettuare 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4, e poi effetto la mia diminuzione. Così alla fine di questo giro mi ritroverò con 30 maglie basse. Continuiamo a fare la ripetizione per altre 6 volte. Giro successivo lavoriamo 3 maglie basse, 2 e 3 e la diminuzione, così per altre 6 volte e alla fine ci ritroveremo con 30 maglie basse, anzi no, 24, questo giro 24. Adesso prima di terminare vado ad applicare gli occhietti. Ho questo tipo di occhietti che gli occhietti di, visto che comunque sono destinati a dei bambini, quindi vanno dietro, si agganciano per così poi l'occhietto non va via, ecco. E li ho presi su AliExpress insieme a questo sonaglio, altrimenti si può fare con un ovetto Kinder. Quindi l'ho posizionato più o meno a questa altezza, quindi all'ottavo, e do un po' di margine di distanza, più o meno così, ecco. Anzi, così forse è un po' meglio. E poi qui dietro si va a posizionare questo cosuccio di plastica, ecco fatto, così non va via. E poi mettiamo la pallina e dell'ovatta imbottita. Quindi riprendiamo la lavorazione delle diminuzioni, quindi adesso lavoriamo 2 maglie basse e la diminuzione fino alla fine. Giro successivo andremo a lavorare una maglia bassa e una diminuzione. Abbiamo quasi terminato, adesso andiamo a lavorare tutte le diminuzioni. Fino a quando il buco si andrà a stringere poi. Quindi faremo 6 diminuzioni. Quindi a questo punto abbiamo quasi terminato, resta soltanto questo piccolo buchino. Quindi io che faccio? Vado a tagliarne un bel po', anche perché poi mi servirà per cucirlo.
poi con l'uncinetto oppure con l'ago da lana, come mi fa comodo, passo attraverso l'asola, queste 6 asole che abbiamo chiuso. Vado a passare il filo in questo modo. Ecco, non era al centro della telecamera. Comunque prendo l'asola, e tiro il filo, quindi vado a passare per 6, quindi 3, 4, 5, 6. Ecco fatto. Poi lo passo da un lato all'altro in modo tale che vado a fissarlo. Ecco fatto. Adesso andiamo a lavorare il naso, quindi facciamo il nostro anello magico, una catenella di sicurezza, e andiamo a lavorare 6 maglie basse, quindi 2, 3, 4, 5 e 6, e tiriamo il filo. Nell'ultima maglia bassa ho messo il segno punti e iniziamo il giro successivo andando a fare 6 aumenti. Quindi andiamo nella prima maglia e andiamo a lavorarci 2 volte, in quella successiva lo stesso fino alla fine, così avremo 12 maglie basse. Andiamo nel giro successivo, faremo una maglia bassa e un aumento, quindi per 6 volte. Così avremo 18 maglie basse. Giro successivo, 2 maglie basse e l'aumento, così per altre 6 volte. Quindi ho terminato questo giro, mi ritrovo con 24 maglie basse. Adesso vado a lavorare questo giro così come si presentano, quindi lavorando una maglia bassa per ogni maglia bassa successiva. Così alla fine di questo giro mi ritroverò con 24 maglie basse. Quindi adesso per terminare faccio una maglia bassissima e lascio un po' di filo per poi cucirlo. Ora a questo punto andremo a creare il nostro nasino, quindi con il cotone o nero o marrone, come preferite, andiamo qui nella primo giro, manteniamo il filo così da dietro e andiamo nell'ultima maglia qui, andiamo a fare la nostra lineetta, da qui andiamo a contare 1, 2, 3, 4, 5. Nella quinta rientriamo da dietro e poi di nuovo qui al centro. Ecco, quindi noi adesso non dobbiamo far altro che entrare ed uscire creando queste lineette e riempire questo spazio. Quindi una volta che abbiamo riempito qui il nasino, mi trovo con il cotone dalla parte di dietro, qui giù al vertice, capovolto qui, punto giù, quindi al centro, e di nuovo su. Un paio di volte.
Ecco fatto, quindi abbiamo terminato e adesso con il filo qui che abbiamo lasciato lo andiamo a cucire torno torno e alla fine lo andiamo ad imbottire giusto un poco. Adesso iniziamo a lavorare le orecchie, quindi ne dobbiamo fare due. Facciamo il nostro anello magico, la catenella per fissare e 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e tiriamo il codino qui. Mettiamo il nostro segnapunti nell'ultimo punto, iniziamo il giro successivo e andremo a lavorare 6 aumenti, quindi nella prima maglia andiamo a lavorare due volte il punto basso e così anche per quelle successive fino alla fine. Quindi adesso ci troviamo con 12 maglie basse, nel giro successivo invece andiamo a lavorare 3 maglie basse, un attimo, dicevo 3 maglie basse e un aumento, quindi 2 e 3 e nella quarta lavoriamo due volte, quindi l'aumento, così alla fine di questo giro avremo 15 maglie basse. Terminato questo giro andremo a lavorare il quarto e il quinto giro senza fare nessun aumento, quindi un punto basso per ogni punto sottostante. Così alla fine sia di questo quarto che del prossimo giro, quindi del quinto, avremo sempre 15 maglie basse. Quindi abbiamo terminato, concludo facendo un punto bassissimo nella successiva, lascio del filo per poi cucirlo. Adesso vado a lavorarne un altro alla stessa maniera. Adesso andiamo a rivestire il nostro cerchio, quindi questo è di 7 cm. Prendendo le misure da qui a qui, sono 7 cm. Quindi andiamo a fare il nostro nodo all'uncinetto e andremo a lavorare un tot di maglie. Adesso vediamo fino a quante. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, vediamo un pochino, sì, direi di sì, abbondantemente, 37, ne vado a togliere un paio, quindi 35 andrebbe proprio bene, e quindi vado a fare una per girare, e vado a lavorare di mezze maglie alte, quindi prendo il filo sull'uncinetto, salto la prima e vado nella successiva. Lavoro così in giri di andata e di ritorno. Quindi per tutte le maglie sottostanti. Fino alla fine. Quindi terminata il primo giro, effetto 2 catenelle, giro e lavoro e vado a lavorarci sopra lo stesso altre mezze maglie alte per ogni mezza maglia alta sottostante fino alla fine, fino a raggiungere comunque un'altezza desiderata. Perché poi dovremmo legarlo così, quindi dobbiamo lavorare per qualche giro, in giri di andata e di ritorno, quindi andiamo a salire. Allora, quindi ho terminato, adesso taglio un po'.
Ecco, in pratica ci arriva, quindi adesso possiamo cucire da un lato e dall'altro. Prendiamo un pochino un ago, facciamo passare il filo. Quindi vado a cucire le due parti. Da un lato e dall'altro fino alla fine. Allora, abbiamo terminato, quindi ho chiuso e adesso vado un pochino a nascondere il filo, ci faccio un nodo. Anche un altro per sicurezza e poi andiamo a nascondere un pochino il filo all'interno. Questo era il filo iniziale che pure andiamo a nascondere. Ecco fatto, poi lo aggiustiamo un poco. Allora, come vedete, ho assemblato le varie parti e adesso ho pensato di mettere un papillon, quindi andrò a formare semplicemente un rettangolo. Quindi andrò a realizzare prima un tot di catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Farò una per voltare e inizierò a lavorare le mie 15 maglie basse. 2, quindi andremo a lavorare un punto basso per ogni punto basso sottostante, oppure se volete realizzarla in punti alti o mezze maglie alte lo potete fare tranquillamente. Quindi adesso ho terminato il giro, effetto la mia catenella, volto il lavoro, vado a lavorare in costa, quindi prendendo soltanto l'asola posteriore. E vado a lavorare così i miei punti bassi in costa. Quindi lavoreremo in questo modo, quindi in giri di andata e di ritorno in costa, per un tot di giri. Poi ci rigoliamo vicino al nostro sonaglio. Allora, il papillon l'abbiamo terminato in modo tale che poi lo andiamo a piegare così e andiamo a passare anche soltanto il filo qui tutto intorno, ecco. E poi ho pensato di legarlo comunque qui dietro, quindi ho fatto un tot di catenelle, ho fatto 28 catenelle all'incirca, ho preso la misura e ho fatto dei punti alti poi su queste catenelle e alla fine ho fatto 5, ecco qua, io avevo finito, ecco, la mia striscia di maglie alte. Erano, se non sbaglio, sono 28 maglie alte, quindi 28 catenelle, 28 maglie alte. Arrivata alla fine poi ho effettuato 4 catenelle e ho fatto un punto bassissimo qui alla base e, dopodiché vado a cucire il bottone all'estremità per poi passarlo all'interno di quest'asola che ho creato e cercherò poi di cucire il papillon a questo diciamo alla parte del papillon, ecco. Allora, come potete vedere, è terminato. E cosa ho fatto? Ho
oltre a fare questo che avevo fatto vedere, poi ho messo un po' di cotone intorno e ho fatto questo pezzettino di 28 catenelle e 28 maglie alte, ho fatto l'occhiello e ho cucito questo bottone. Dopodiché ho cucito il papillon a questa striscia, diciamo, e così è terminato. Io vi ringrazio, attivate sempre la campanella per ricevere comunque aggiornamenti e ci vediamo alla prossima, ciao!